Trucco e parrucco. Ma come mette l'altro, Chuck? Ciao, benvenuti all'interrogazione con Vagnato. Io sono Vagnato e questa è una serie in cui io interrogo e voi non sapete cosa rispondere. Gli interrogati di oggi sono... Mette l'altro. Ma perché dobbiamo fare la gente che non si caga più nessuno, ragazzi? Mette l'altro. Ecco. Proviamo a dire prima le cose che dirai, dai. Un bel applauso. È un piacere avervi qui. Anche per sentite voi. Il calore del mio pubblico? Sì. Ma dov'è il pubblico? Cioè, hai tre persone dietro che non ci parlano, non ci hanno rivolto la parola. Abbiamo detto che c'eravate voi e non è venuto nessuno. Neanche io sarei venuto, però mi ha portato visite. Dovete sapere che io sono un vostro grande fan. Ho visto tutti i vostri video almeno tre volte. Mi avete insegnato a come non far ridere nei video. Quali sono i vostri prossimi progetti? Beh, sicuramente abbiamo tantissime altre novità in ballo. Facciamo parlare quello interessante della coppia. Non ho capito come funziona. No, non ho capito. Tu hai avuto gli altri ospiti, eh? Sono stati al gioco. A noi non interessa molto. Però le tue domande una cattive... domanda per Bise. Ok. Docce, perché non te ne fai? Hai ragione. Oh, senti, guarda. No, questo è vero. E puzza. Siete degli youtuber famosissimi. Hai detto che non ci caga nessuno, però va bene. Siete degli youtuber. Ma cosa fa uno youtuber nella vita? Non ho capito che cosa faccio quello io. Quello che facciamo, un po' quello che fai te. A volte mi fa strano catalogare la mia categoria con quello che fai tu, perché sono cose abbastanza differenti. Nel senso che voi fate cose che non piacciono a nessuno? No, noi non sfruttiamo gli altri per fare le news. È vero, voi avete fatto un percorso diverso dal mio. Infatti Mamma Bise è il vostro personaggio più riuscito. Penso a te. Chi ha avuto l'idea di copiare Pantera? Esatto, io era un po' scontato. Io perché non sapevamo più cosa fare, ho detto copiamo qualcuno che ce l'ha fatta. I Pantera, potevamo copiare te, no? Non ero ancora nato quando... Lo sappiamo. Copiavate i Pantellas. Esatto. Lo sappiamo bene. Ma io mi faccio un giro nello studio. Nessuno lo fa. Come trascorrete le vostre giornate? Le nostre giornate è un continuo. Esco con te, mi fai da mangiare. Continuo a nascere, crescere con idee che vanno. Ma tutte le altre interviste sono così. Cos'è? Non so, cioè, ma che studio è? Ma cos'è? Dici qualcosa di un po' più cattivo che hai copiato i Pantellas, che è 70 anni che lo dico. Ma Bise è diversa, Bise stamattina si è svegliato e mi ha detto, chissà che domande cattive ci farà Gabriele. Copiati i Pantellas, che roba. Siete circondati di persone che vi seguono. Sì. Ma nelle vostre stories vi vediamo solo con personaggi famosi. Credete che le persone senza tanti follower siano diversi? Sì, infatti non ti ho mai cagato. Poi ultimamente hai avuto un po' di successo. Abbiamo detto usciamo anche con Gabriele. Prima non ti rispondeva ai direct. Appena hai avuto il verificato. Non ti ho mai iscritto, Bise. Vogliamo prendere Instagram? Io mi ricordo nel 2016 che è venuto al nostro evento. Sì. Quante ore di coda hai fatto? Eh? Dai, continua la tua intervista. Ragazzi, voi che fate la coda per me, te, Bise. Non per questo non la è il trattamento. Più, non la fanno più. Vabbè, non mi chi è? Non mi ha più nessuno. Non la fa più nessuno. Che... Vi lavo un po' di ridicolo addosso. Oltre ad essere colleghi, siete anche coinquilini. Sì. Com'è il vostro rapporto di convivenza? È un rapporto fantastico, pacifico, e ci troviamo bene. Quando vi portate a casa una ragazza, sì. La pagate metà a testa? Sì. O anche in condivisione dei beni. Oppure se lui ha fatto prima, io faccio dopo. Esatto. Teniamo una sorta di sfruttamento della prostituzione. Ma che cazzo? Siamo al terzo reato. Ma che ha detto prostituzione? Io mi dissocio su tutto quello che sto per dire, quello che ho detto prima. Stava parlando di una ragazza e basta. Siamo al terzo reato. Quali erano? Mamma, mi hanno costretto a farla questa intervista. Sono qua bloccato in cosa. Eccola! La domanda di Chris Brave è arrivato. Ciao Chris. Non è ancora arrivato. Arriva in regia. Non mi piace quest'ironia che fate su Chris. Matteo Bise. Ciao Matteo Bise. Avete fatto tanti video dove andate fuori dall'Italia, ma avete mai pensato di andarci veramente una volta per tutte? Ah, magari. Magari. È dall'inizio che stiamo cercando di fare questa cosa. Tutto il nostro scopo è arrivare a cercare di pagare meno tasse possibili all'estero. Però ancora purtroppo... Evasione fiscale. Quinto. No. Quinto reato. Quinto reato. In sole 13 domande. Fai te. Questa sai quanto se l'hai studiata? Gliel'ha scritta lei. Cioè, sì, gliel'ha scritto... Taglio. Da oltre 10 anni. Che bastardo. Poi monto io qui. Da oltre 10 anni. Da oltre 10 anni. È un tic nervoso. Sì. Sarà forse perché state fallendo in tutto quello che fate. Esatto, sì, siamo un po' nervosi. Non so di come. Puoi berla. Sputaci, dai. Non hai sputato ancora, vai. Ci hai sputato tu? Sì. Non l'ha fatta a me, facciamoci due domande. Perché se tu gli avresti tirato un cazzotto in faccia. Questo veniva in nostri eventi a fare 3 ore di coda e mi ha sputato l'acqua in faccia. Capito. Matt, hai aperto il canale 10 anni fa. Sì. All'inizio eri con Dado.
È vero. Poi avete litigato ed è arrivato Gabbo. Ah, sì. Poi avete litigato ed è arrivato Bise. Più o meno è andata così. Come pensi si chiamerà il tuo prossimo partner? Questa quanto è scontata! Sicuramente non mette Gabriele Vagnato. Piuttosto che finire con Gabriele Vagnato, preferisco chiudere e trovare un lavoro serio. Trucco e parrucco. Acciù! Bise, ti sei accorto di essere soltanto una spalla di Matt? No, nuove, cavolo, fammi delle domande nuove, 30 anni faccio sta roba. 30 anni, le stesse. È 30 anni che fai la spalla di me. Sì, esatto. Cosa sapete fare oltre le challenge su YouTube? Marone. Beh, facciamo tanto altro. Il problema è che tu ti sei fermato a 2-3 anni fa perché hai deciso di volerti fermare a 2-3 anni fa. Però niente. Pensateci, tra un paio di anni avrete 30 anni. Sì. E non digerirete più tutta quell'anguria. Bella, che sarebbe carina. Fino a che età farete l'anguria challenge su YouTube? Ogni due anni la stiamo facendo, 2015, 2016, 2019, adesso 2021. Vorrei risponderti, ma non. Non lo so. Basta, non c'è bisogno. No, volevo aprire. C'è bisogno. Vabbè, non. Avete sentito? Ma cosa? Ecco, perché non c'è stato niente. Domanda della prof. La prof? Ma chi è la prof? Ciao ragazzi, per voi una domanda di cultura generale. Visto che siamo in tema, elencatemi i sette nani. Allora. Pisolo, Mammolo. Eolo, Brontolo. Jessica, io. Vabbè, continua. Aspetta, continua, poi continua. Gabriele, il basso. Continua. No. Vabbè, misura. Misura. No, aspetta. Vai. Continua pure. Tu continua, Bisio. Pisolo, allora, Eolo. Mammolo, Eolo, Pisolo, Dotto. No. Brontolo. Cucciolo. Bene. Matteo è arrivato al 1,40 m. Questa è una notizia, edizione straordinaria. Matteo Pelusi è arrivato a 1,40 m. Ci prova Bise dietro con 1,37 m. Ci vogliamo alzare tutti e tre? Alziamoci tutti e tre, senza taglio. Stai cercando di rimorchiarmi, non sai più che cosa fare. Stai cercando di fidanzarti con un altro youtuber. Funziona adesso. Per gli influencer come voi, il numero di follower è importantissimo, perché segna il successo o il fallimento della carriera. Matt, hai 1,6 milioni di follower. Bise, 2 milioni. Matt, come ci si sente ad essere l'elemento fallimentare della coppia? Tutti i giorni piango. Te la stai prendendo, Matt. Matt è avvilito da questa cosa. Sì. Lo vedo nei suoi occhi. Ma te lo guarda qualcuno questa cosa? Sì, forse sì. Ah, se gliela spamma la Pagani, sì, certo. Sì, certo. Bise è quello bello della coppia. Matt, tu sei. Sì. Matt, tu sei quello sì. Bise, ah no, ha sbagliato. Piano, per favore. Bise è il bello della coppia, Matt, tu sei quello simpatico. No. C'è perché non ti metti a gestire la contabilità? C'è con te, c'è tutto caso un trend di fila contro di te. Per favore, puoi uscire. Non vorrei che. Questa è la migliore notizia. La gente si disiscriva. Grazie mille, ragazzi. Io vado. Devo andare a chiamarti. Bise, grazie di essere rimasto. No, aspetta, Matt, torna qua. Ah, mi sono mangiato tutti i piedi per venire a fare questa intervista. Bise, perché hai fatto rientrare Matt? Perché siamo forse una perché lui ad avere la password del canale. Sì, è vero. Sì, non me la ricordo mai. Sì, la cambio in 3x2, ma gliela tanto. La cambio apposta io. Elencaci tre cose che ti piacciono di Bise. No, guarda, è una persona veramente altruista. Una persona veramente gentile e cordiale. Bise, non voglio metterti in difficoltà. Grazie. Quindi è arrivato il momento del voto. Amici da casa, scrivete qui sotto nei commenti un voto da dare ai nostri amici. Mette Bise. Noi ci vediamo alla prossima interrogazione. Dal vostro Vagnato è tutto. Ciao. Io sono Vagnato. Ciao ragazzi. Abbiamo finito? Andiamo a cena? Meno male, grazie, un grande applauso. Grazie, raga, raga, no! No! Andiamo avanti. Dobbiamo guardare là. C'è una sigla. Che diceva, noi non facciamo ridere, questo è totalmente peggio. Cioè, che è successo, guarda? So. Proprio un declino più totale. Taglio. Oh, forse rimpianco i balletti su Musical.ly. Forse rimpianco
Anthony Di Francesco. Vero, Anthony Di Francesco ci metteva più passione. C'ha finta di entrare al centro commerciale, tutte quelle robe. Cioè, rimpiango le canzoni di Anthony Di Francesco qua.